si aggravano, li stiamo costringendo a venire nel nostro campo. O dimostrano di essere persone per bene, per loro inconcepibile. O se no non hanno scampo loro. Non ci ferma più nessuno. Non è vero, io visto che si costituiscono partiti. I Fratelli d'Italia con questa qui, come si chiama? La Meloni. La Meloni. Allora io li ho visti in televisione. Allora, la Meloni, poi c'è quello grosso che è... Crosetto. Crosetto. No. Crosetto. Allora, c'è la Meloni. Rosetto così e la Rosa. Sembrava il circo Barbu, l'uomo forte, il nano e la donna barbuta che è la Russa. Allora, il loro slogan, usciamo da lei. Hanno bisogno di esistere. Hanno bisogno di esistere. Allora vanno sui temi che possono fare scalpore sulla gente. Fuori dall'euro c'hanno una fetta di italiani che vogliono uscire dall'euro. È semplice, ma non c'è dietro quel fuori dall'euro, non c'è nulla. Ci andremo fuori dall'euro, perché se non accetteranno le nostre condizioni, alla fine ci andremo. Ci andremo con i nostri metodi, ci andremo. E non serve neanche un referendum. Il referendum consultivo serve per l'informazione, ma non serve neanche un referendum. Si va via con una legge normale. Non esiste. I trattati europei non esistono. Esistono trattati internazionali che possono essere recessi da una parte sola. Possiamo dire di no a un trattato perché è un vizio di forma, l'hanno firmato gli altri e siamo in condizioni di non poterlo mantenere quel trattato. Ci sono le condizioni giuridiche, amministrative. Fondo salva stati, 700 milioni, noi ne diamo 150, dove li prendiamo? Ne abbiamo dato già 54, dove li prendiamo i soldi? Aumentando il debito pubblico, perché non possiamo fare altrimenti. Ma allora, mettiamo questi 700 milioni che stanno lì e poi c'è scritto fondo salva stati, non è vero, è il fondo salva euro. Se vai a leggere la legge, è di nuovo lì la semantica, non è detto che un paese che è in crisi venga poi sovvenzionato con quel fondo lì, perché noi diamo i soldi e poi ce li prestano, è fantastico, eh? È fantastico. Allora, ma non è detto, le caratteristiche sono quando un paese è in difficoltà e la sua difficoltà di questo paese può mettere in crisi l'unione monetaria in generale. Un momento, allora, non è la stessa cosa. E poi 700 milioni c'è scritto che devono essere, dato che saranno lì, come fondo, e non è un fondo, non è un fondo. Quando saranno lì, sparsi in varie banche, quando saranno i 700 milioni, dovranno essere usati, dovranno essere investiti in una situazione con meno pericoli possibili in Europa. Secondo voi, i 700 milioni dove li investiranno? Germania. Dove li investiranno? Qual è l'economia più forte dell'Europa? Allora, noi diamo dei soldi che fanno a finanziare, che poi ci prestano, che vanno a finanziare una banca tedesca, che vanno a finanziare i Bund tedeschi, come l'LTRO, l'LTRO, non riesce neanche a l'LTRO. No, l'LTRO. Cazzo! Vedete le aste, grandi telegiornali, grandi vendita di bond comprati, sono le banche che comprano e poi danno a garanzia questi bond che comprano le banche e la BCE mette di nuovo dei soldi che danno alle nostre banche, che comprano i titoli, che danno a garanzia, è virtuale, è tutto virtuale, non c'è niente. Voi sapete che il PIL mondiale è di 70 trilioni di dollari, un trilione e 10 alla diciannovesima, 10 con 19 zeri, ebbene il PIL totale. Il denaro circolante è 200 trilioni di dollari, tre volte quello che produciamo e quello che consumiamo. Non c'è nulla, le banche producono soldi dal nulla, non c'è nulla, non c'è un sistema. Ma perché? Chiedetemi un po', perché fanno queste operazioni? Perché il MES? Perché? Perché il Fiscal Compact? Perché? Perché? L'hanno firmato, sì, ma si saranno resi conto. Perché Monti ha firmato questa roba qua? C'è qualche motivo?